Ciao ragazze, allora, nuovo video tutorial, questo qui me l'avete richiesto in tante ed è il trucco che avevo, se non sbaglio, nel video dei top del 2012 ed è questo qui. Ho deciso di fare due look labbra, uno color nude e un altro un po' più strong, un color prugna scuro, e vi faccio vedere cosa ho utilizzato per la base. Allora, per la base ho utilizzato, un attimo solo, ho tutto steso sul letto come sempre, ho utilizzato la BB Cream di Essence, la tonalità chiara. E per uniformare il tutto, vabbè, il correttore della Wycon, questo qui liquido, ed è lo 03. Per uniformare il tutto ho utilizzato questo fondo in polvere della Glossip. Sto testando questi prodotti, vi ho fatto il video haul, ve lo caricherò in questa settimana. Sono dei prodotti che mi ha mandato a provare un'azienda ed è questo prodotto qui. È in polvere e l'ho utilizzato per uniformare il tutto e per rendere più coprente il look. Per rifare le sopracciglia ho utilizzato il set della Catrice e il look è stato realizzato principalmente utilizzando la Sparkle 2 di Sleek, che è questa bellissima palette. Non mi stancherò mai di farvela vedere. E la Naked 2 per illuminare l'arcata sopraccigliare. Come altri prodotti ho utilizzato la base per occhi di Kiko questa volta, che comunque come potrete vedere dal video mi piace perché anche questa base qui copre le discromie della palpebra, quindi fa tipo un effetto correttore, dà un bel effetto con gli ombretti, risaltano moltissimi colori, non so se si può notare dalla webcam. Comunque mi piace molto e rispetto a quella lì di Essence costa un pochettino di più, però c'è più prodotto, è 10 ml di prodotto, ne basta davvero pochissimo, quindi è un prodotto che vi durerà tanto. Poi, come mascara, ho utilizzato le Love Extreme. Due prodotti labbra sono il luce da labbra della Frieze, questo qui l'avete già visto in altri video, e questo rossettino della Corfe che mi ha regalato Ginevra. Un bacio, cara. È troppo troppo bello, mi piace tantissimo, infatti è abbastanza consumato. E credo di non essermi dimenticata nulla. Come bronzer e blush ho utilizzato altri due prodotti della Glossip. Il bronzer è lo 02 Almond. Ed è questo qui completamente matte. E il blush è lo 06 Doll. Molto molto bello, che è questo arancione fortissimo, però come potete vedere è sfumato bene, dà un effetto sano al viso. E niente ragazze, io spero che questo look vi sia piaciuto. Vi mando un bacio forte, vi faccio vedere le mie unghie nuove, niente di particolare, come potete vedere sono color nude, solo con l'anulare con questo malva perlato, non so se si può notare. Comunque davvero niente di particolare questa volta, dopo il rosso ci vuole un colore un po' più mortino. E niente ragazze, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze! Ciao ragazze, allora, per prima cosa applico una base, questa volta ho utilizzato quella di Kiko, Light Base. Come potete vedere copre anche le discromie della palpebra, è quindi anche una base correttiva, mi piace molto. Poi vado a prendere la Sparkle 2 di Sleek e prendo Chocolate Penny e lo stendo su tutta la palpebra mobile con un pennellino da ombretto.
Tirando un po' l'occhio, cerco di dare una forma all'ombretto un po' a V verso l'esterno. Vedete? Faccio un'altra passata per intensificare il colore, ricreando sempre la V verso l'esterno. Poi con un altro pennellino vado a prendere Festive e lo vado a mettere nella parte esterna dell'occhio fino nella piega. Quindi dall'angolo esterno dell'occhio fino a sfumarlo nella piega dell'occhio, portando la sfumatura anche verso l'alto e cercando di dargli sempre una forma a V, come potete vedere, allungata, tipo gatto. Poi vado a prendere Illusion, sempre dalla Sparkle 2, e lo vado ad applicare solo nell'angolo esterno dell'occhio per scurire, per dare più forma all'occhio, come potete vedere, ricreando una piccola V. Questo qui è un bellissimo viola scurissimo con dei micro glitter. Poi, per uniformare il tutto, la sfumatura, utilizzo Gold Ribbon, in modo tale che non c'è il distacco con l'ombretto illuminante dell'arcata. Per illuminare l'arcata utilizzo la Naked 2, prendendo Foxy e lo applico sull'arcata sopraccigliare. Poi faccio una sottilissima riga di eyeliner. E la faccio soltanto nell'angolo esterno dell'occhio, molto molto sottile, ricreando sempre questa codina che si mischia anche con l'ombretto, come potete vedere. Poi prendo la Long Lasting di Essence, questa qui è la Bling Bling, non mi vorrei sbagliare, sì, la numero 15, e lo vado a mettere sotto la rima dell'occhio, vado a sporcare insomma le ciglia inferiori. Nella rima interna invece utilizzo una matita di MAC della Prunella, che è un bellissimo prugna, molto molto bello. Adesso vado a prendere il mascara, utilizzo le Love Extreme di Essence e lo passo sia sopra che sotto le ciglia. Adesso vado a fare un po' di contouring e vado ad utilizzare questa terra di Glossip che è la 02 Almond. Prendo il pennellino della Catrice e vado a fare il contouring. Per le guance vado a prendere un blush di Glossip, questo qui è lo 06 Doll. E lo vado ad applicare. È un bellissimo colore, come potete vedere, che dà proprio un tocco di sano al viso, molto molto bello. Si sfuma anche facilmente.
Per le labbra vado a prendere il rossetto della Corfo, che è il 309, un bellissimo prugna, e lo vado a mettere sulle labbra. Questo è il look 1, con le labbra un po' più intense. Qui mi sono sporcata tutta la mano, per questo mi vedete. Questo è il look 1. Ciao ragazze, allora, quest'altro invece è il look con le labbra nude e sto utilizzando il lip gloss della Friege, che mi avete già visto in diversi video, ed è lo 05. Questo è il secondo look con le labbra nude. Spero che vi piace. Un bacio.